FIDAPA e le nuove frontiere nel trattamento delle malattie cardiovascolari. Ci troviamo a Via del Fortino presso la sala conferenze e questa sera si terrà un evento molto importante in cui si metterà al centro la tematica della salute e in particolar modo la FIDAPA ospiterà uno dei giovani figli di Melito di cui noi siamo orgogliosi, ossia Vincenzo Tarzia, il cardiochirurgo che opera a Padova e che fa parte dell'equipe dell'eccezionale trapianto prima al mondo di un cuore artificiale in un ragazzo di 26 anni già trapiantato e che ha avuto un enorme successo. Grazie a tutti, innanzitutto un sentito ringraziamento appunto alla FIDAPA, al Presidente, la dottoressa Careri per l'invito che è sicuramente molto gradito, un ringraziamento sentito a tutta la gente che è accorsa, vedo numerosa, che mi riempie di orgoglio. E cosa dire? Sì, è sempre un piacere tornare a Melito, sempre un piacere tornare nel paese che insomma mi ha visto crescere, mi ha visto fare le scuole elementari, scuole medie, il liceo, e quindi devo dire che per me è un grande orgoglio essere qui oggi e parlare insomma delle nuove frontiere nell'ambito delle malattie cardiovascolari e soprattutto affrontare il tema della cardiochirurgia nel terzo millennio, parlando appunto delle più innovative tecniche che noi abbiamo oggi a disposizione per cercare di salvare la vita a sempre più persone, pazienti. Sicuramente è motivo di orgoglio questa sera discutere di un tema molto importante, quello della cardiochirurgia, soprattutto nel paese natio. Ecco, che emozione si prova ad essere qui questa sera? Devo dire che assolutamente è una emozione enorme, mi fa molto piacere essere qui come ho detto prima, perché devo dire che noi siamo abituati come cardiochirurghi spesso a girare per il mondo, per l'Europa, a presentare anche a congressi importanti, visto insomma che la ricerca che facciamo è anche una ricerca che investe su vari campi anche innovativi, però essere qui questa sera, come dire, non ha prezzo, come insomma si può dire, che veramente mi riempie di orgoglio e mi rende felice insomma. Quali saranno i punti salienti che saranno poi trattati nella lettura magistrale che tu che lei discuterà questa sera? Sì, allora, i punti salienti, partendo appunto dal titolo che già riassume abbastanza bene tutto l'argomento che verrà affrontato, il focus sono le nuove frontiere nell'ambito delle malattie cardiovascolari e come la cardiochirurgia riesce a trattare appunto queste patologie che sono sempre più gravi e sempre più mortali se si interviene con i tempi e i modi giusti. Quindi inizialmente parlerò appunto qual è l'epidemiologia delle malattie cardiovascolari, quali sono i fattori di rischio, per poi introdurre i trattamenti chirurgici che noi facciamo per poter appunto trattare al meglio questi pazienti. Sicuramente saranno messi in evidenza tutte le metodologie innovative che per trattare interventi di alta cardiochirurgia. Assolutamente sì, i nostri sono degli interventi ad alta complessità, poi noi essendo un centro di riferimento regionale, nazionale ma anche internazionale abbiamo molti pazienti che arrivano spesso in condizioni estremamente critiche, estremamente gravi. Perché? Perché non hanno trovato una soluzione in altri centri, per cui il nostro imperativo categorico è quello di cercare di offrire a chiunque una speranza, proprio per cercare di dare un sorriso a chi forse un sorriso in quel momento non può averlo. Grazie. Grazie a tutti voi.